Siamo a Napoli, Città Libro, con Gaetanina Longobardi che presenta, insieme a tantissimi altri scrittori, editori, il suo ultimo nato, Famiglia Homo Scrivens, Tuono. Noi già abbiamo avuto modo di parlarne, abbiamo presentato a Nocera questo libro, adesso lo presentiamo a Napoli e questo Tuono. Facci sentire che cos'è. Il Tuono, innanzitutto grazie a Claudia, perché sei un'amica e ti voglio tanto bene. Anch'io. Il Tuono non vuole esaltare l'illecito, è un romanzo, non è un saggio. E parla di tombaroli, tombaroli che appunto scavano. Il Tuono è proprio lo strumento che usano i tombaroli quando scavano, quando si tratta di una tomba pestana, quindi questo ferro a forma di T, che poi prende nomi diversi in base a quale regione ti trovi. I tombaroli in Puglia, per esempio, sono più spietati, i tombaroli nel Lazio sono più fortunati e poi ci sono quelli campani. E il ferro che usano per scavare le tombe si chiama tuono. E i tombaroli sono animali notturni, di giorno non li vedrai. E quando iniziano a scavare, la mattina non ci sarà più nulla. Sono animali notturni e giocano con le ombre. Le ombre sono le foto che usano appunto per vendere questi oggetti che trovano nell'archeologia illegale. Sono pericolose le foto, perché se ti trovano con quella foto vuol dire che tu l'oggetto l'hai trovato, l'hai scavato e l'hai venduto, non ce l'hai più. Trovare un oggetto come una foto vuol dire andare in galera. Però loro non riescono a farne a meno. Nel libro c'è proprio un gioco che si chiama il gioco delle ombre. E appunto è un non volevo appunto esaltare l'illecito. Volevo mettere in evidenza la manifestazione della conflittualità di questi uomini, perché anche la protagonista, quando scopre che cosa fa il cercatore, ha un tormento enorme. Scopre la devozione che hanno paradossalmente per l'archeologia questi personaggi. Ci sono vari tombaroli, ognuno ha un modo diverso di fare. E in questo mondo tu non entri se non c'è la fiducia. La fiducia è la cosa più importante. Senza la fiducia non ti fanno entrare, se la perdi non rientri più. E al di là del potere, al di là dei soldi, c'è proprio quello che conta. È un mondo particolare perché io che sono medievalista ho sempre seguito la ricerca storica di Chiana, quindi seguendo il modello della conversione del vero col fatto, seguendo la ricerca, con il Tuono no. Il Tuono, la verità storica l'ho dovuta mettere da parte e l'estro fantastico è stato messo a disposizione di quella che era una natura diversa. Tu lo sai, noi già ne abbiamo parlato, io sono rimasta affascinata dalla figura dei tombaroli, tant'è che possiamo dirlo, durante una presentazione c'è stato qualcuno che ha animato la discussione, sì. Ma ben venga, perché forse la nostra curiosità, la nostra attenzione per qualcosa di misterioso e molto distante ha lasciato intendere che da parte nostra ci potesse essere una... come dire, un atteggiamento benevolo nei confronti delle azioni che i tombaroli compiono. Assolutamente no, però è anche vero che il tombarolo è una figura che affascina, proprio perché non ne trovi, ognuno è diverso dall'altro, ognuno ha un suo stile, ognuno ha una sua motivazione che certamente non può essere giustificata, ma ti fa entrare in un mondo molto interessante, che è quello sotterraneo, quello che comunque è legato alla nostra storia. E quindi è anche interessante portare alla luce, attraverso il tuo romanzo, che è una storia d'amore, tu hai un attimo deviato da quella che è la tua solita declinazione, sei riuscita molto bene nell'intento, è comunque utile perché ci consente di entrare in un mondo diversamente inaccessibile. Ma ti faccio l'ultima domanda, già te l'ho fatta ma te la ripongo. L'idea di approfondire queste figure, cioè di raccontare di queste figure e di raccontarle utilizzando una storia d'amore, come ti è venuta? Visto che tu comunque sei orientata in un'altra direzione. Sì, io sono legata ai romanzi storici, al medioevo. Volevo creare un romanzo rosa, non ci sono riuscita. È diventato un romanzo a tinte nere, un gioco impossibile e reale, soprattutto una frattura mentale per quella che era l'archeologia, perché diventava tormentato anche il mondo dell'archeologia illegale, quindi volevo cacciare questo. Volevo la manifestazione della conflittualità reale, perché sono uomini che non cambiano, scaveranno oggi, domani, forse lo stanno facendo già stasera, e non possono non farlo. E assolutamente non voglio assolutamente esaltare l'illecito, non è questo l'intento, però volevo
tracciare una linea nuova su una strada remota, sconosciuta e più, perché non si sa cosa fanno. E certo non è un libro che va nella divisione buoni e cattivi, la dicotomia non c'è. C'è stato addirittura nei buoni sono abitati cattivi e viceversa. Però è sbagliato il completo sul vento degli altri giudicare. Quindi voglio appunto una prospettiva diversa, quello che ho creato il tuo. Grazie, ci sei riuscita. Grazie. E al prossimo libro, che io so di quale grande personaggio storico parla, sì, ma non lo dirò, va bene? Ciao. Grazie.